con noi John Carter Taub, che penso voglia dire due parole in italiano. Oh, well, everyone else wants me to say something. Sono gli altri che vogliono dire qualcosa in italiano. Ho sempre sognato di portare un film ad un festival europeo. Quindi grazie per aver realizzato il mio sogno. Un altro mio sogno è quello di ricevere uno Maserati gratis. Quindi grazie Maserati. Maserati. Quindi grazie. Grazie, grazie. Le chiedo se è stato difficile mettere insieme quattro attori come quelli che ci sono nel suo film. Come agi, come è arrivato lì? It's difficult to get one big movie star. Getting four was a miracle. And I believe that we got those four because the script was so good and because they wanted to work with each other. Once we had Michael Douglas, who was first, then Robert De Niro joined in because he wanted to work with Michael. And then Morgan, I don't even think Morgan read the script, to tell you the truth. But no two of them had ever worked together before. So it was a new experience for them, and I think when you're 70 years old, a new experience is hard to find. È già difficile normalmente avere una grande star nel proprio film. Averne quattro è stato un vero miracolo. E questo miracolo si è realizzato grazie alla sceneggiatura, che è veramente meravigliosa, e grazie al desiderio che ciascuno di questi quattro grandissimi attori aveva di lavorare con gli altri. Michael Douglas è stato il primo ad accettare e Robert De Niro probabilmente ha accettato perché non aveva mai avuto occasione di lavorare con Michael Douglas prima. Sinceramente credo che Morgan Freeman non abbia neanche letto il copione e abbia subito detto di sì. Nessuno di loro aveva mai lavorato con l'altro, quindi era un'occasione per una nuova esperienza e quando si è sulla settantina ogni occasione di fare un'esperienza nuova non va sprecata. Allora le chiedo, è stato difficile poi sul set lavorare con loro? It was only difficult because I was so scared of all of them. Other than my own fear, they were so kind, they are so professional, and they're surprising. They weren't, two of them were who I thought they would be, and two of them were who completely different than I thought they would be. È stato difficile soltanto perché io ero terrorizzato all'idea di lavorare con tutti e quattro. Al di là della mia paura personale, sono stati tutti estremamente gentili e professionali. E devo dirvi che due erano esattamente come me li ero immaginati, e due invece si sono rivelati l'opposto. The two who were, as I expected, were Michael Douglas, who is very strong and charismatic, and Kevin Kline, who I expected to be brilliant and a little crazy and a lot of fun. My surprises were Morgan Freeman and Robert De Niro. Morgan Freeman I expected to be very serious. He's not. He's funny, he's light, he loves to laugh, tell jokes. And Robert De Niro, he's so shy and quiet, and he's always on his telephone texting all day long. I don't know, but it was very strange. He was just always very quiet, so that was a surprise. I due che si sono rivelati esattamente come io immaginavo sono stati Michael Douglas, con un temperamento molto forte, una figura estremamente carismatica,
Kevin Kline, che si è rivelato una persona brillante, un po' eccentrica, un po' folle e molto molto divertente. Le due grandi sorprese sono state Michael Freeman e Robert De Niro. Michael Freeman, io lo immaginavo... Morgan Freeman lo immaginavo serissimo e invece è una persona estremamente spiritosa e leggera, che ama la battuta, ama ridere. E Robert De Niro, che invece è di una timidezza estrema, molto taciturno, trascorreva le giornate a mandare sms, a oggi non so ancora con chi avesse questa lunga interazione telefonica, ma una persona estremamente riservata. Andavate a letto presto la sera? No. No. I woke up early in the morning. But after every day you go home, you work, and I would try to watch American football. Me too. You too. And eat chicken wings. No, io in genere mi alzo molto presto la mattina, ma come dopo ogni giornata di lavoro, la sera tornando a casa ho voglia di guardare una partita di calcio americano e mangiare reali di pollo fritto. Prego. Buongiorno. Buongiorno. La domanda è questa. Dopo il primo anno del 2009 è venuta fuori una serie di film sul celibato, per tutte le età, uomini, donne, anche anzianotti. Volevo sapere cosa pensa lei di questa scia di successo dei film che si è sviluppato e soprattutto cosa l'ha convinta ad accettare il lavoro. We did not have so many movies about bachelor parties in the United States. Maybe there were more here, but we had many movies, many hangover movies. Maybe I'm stupid. I didn't realize when I read the script that it would be compared to The Hangover. I don't know why. I thought it was a movie about older men and about older people getting married and finding joy later in their life. And I was too stupid to see that everyone would compare it to The Hangover. The fear for a director, the worst thing is to be called unoriginal. And so that always surprises me that you get the comparison a little bit. But to me, they're very different movies. If we made this movie take place in Torino and not in Las Vegas, no one would make the comparison. I think it's the Las Vegas is the problem. In realtà non sono stati molti i film americani sull'addio al celibato, non so qui in Italia. E devo dire che quello che invece ha avuto finalmente successo è stata la serie di Una notte da leoni, a Hangover appunto. E forse sarò uno stupido, ma quando io ho letto la sceneggiatura non mi sono assolutamente reso conto dei punti di contatto tra il film, del paragone tra il film e la serie Una notte da leoni. Quello che il mio film tratta è persone in età avanzata che si sposano e soprattutto che hanno l'opportunità di trovare gioia in questa parte della vita. La paura peggiore, la cosa peggiore che possa succedere a un regista è quello di essere definito non originale. E quindi io sono rimasto sorpreso per questo paragone fatto con la serie di Una notte da leoni. Credo però che se il film fosse stato ambientato a Torino e non a Las Vegas, nessuno si sarebbe sognato di farlo questo confronto. Quindi il problema è Las Vegas. Abbiamo parlato dei quattro protagonisti maschili, però tutti loro sono attratti da Meryl Streep. Me too. And my wife. She is the most elegant, charming woman who is so generous. Many actresses are very protective of themselves, put a wall around them. She has no walls. She's very open. And she's also very tall. And she made sure to wear flat shoes so that she wouldn't be as tall as my brother when they were kissing. Which shows you who she is as an actress.
e canta anche bene. Oh, beautiful. That was her singing, yes. And she wrote one song in the movie, too. Anch'io lo sono e anche mia moglie. È davvero una delle donne più eleganti e più affascinanti che io abbia mai incontrato ed è un'attrice estremamente generosa. Spesso gli attori tendono a proteggersi e quindi a chiudersi, a erigere delle altissime mura per non farsi avvicinare. Lei è l'esatto opposto, è estremamente aperta e anche molto alta e aveva la cura e l'attenzione di indossare sempre scarpe senza tacco quando doveva girare con Michael Douglas le scene appunto di amore. Ed è vero che canta molto bene, appunto che ha anche scritto un brano per il film. Di donne, diciamo che le donne hanno delle figure nel suo film, escono molto bene, la moglie di Calvin Klein, molto open-minded, e anche l'attrice che è interpretata da una cantante, molto materna, proprio da psicologa. Volevo capire come ha costruito questi personaggi femminili, che sono dei comprimari, però alla fine sono migliori forse degli uomini. It begins with the script, the writer having a good attitude towards women and realizing that, especially in a comedy, the lead characters are their own enemies. It's not women who are the problem, it's men who are the problem. And these women all have a very strong understanding of who they are. They know themselves, and they're very comfortable with themselves. And so they're able to express to their husbands, or to the men in the movie, what they want, and what will make them happy, and what will make them unhappy. And the men have to figure out themselves and be as enlightened as the women. Tutto comincia dalla sceneggiatura, dallo sceneggiatore che già scrivendo il copione ha mostrato un atteggiamento molto positivo nei confronti delle donne, perché si è reso conto che in una commedia il nemico principale è costituito dal protagonista, e questa è la parte più insidiosa in qualche modo, e in questo caso dunque non erano le donne ma gli uomini, e ha tratteggiato donne estremamente risolte, che si conoscono profondamente, che sono a loro agio con se stesse, che sono capaci di esprimere quello che desiderano, quello che rende loro felici o infelici, e gli uomini sono chiamati in qualche modo a relazionarsi a questo livello di lavoro. Ci dice qualcosa sull'inizio del film, la scena di quando sono ragazzini? Perché poi sembra che lungo tutto il film loro vogliono ritornare ad essere un po' quei ragazzi. I think men have trouble growing up, and we're never sure what the appropriate behavior is for the age we are, and men struggle with this. Women grow up quickly and sooner than men do, and men hang on to being boys a long time, and it was important that these men stay boys in terms of how they relate to each other. Because aside from, you can say there's some immaturity to being a boy, but there's also a lot of honesty and love that is easier to share when you're boys, that these men still have as they turn 70, and that's the beauty in their relationship. Io credo che tutti gli uomini facciano fatica a crescere, abbiano qualche difficoltà a crescere, e soprattutto la difficoltà principale è trovare il comportamento più adeguato in base all'età che stanno vivendo. Le donne in questo senso crescono molto più rapidamente e gli uomini invece
tendono ad aggrapparsi al momento, al periodo della loro vita in cui erano ragazzi, e in questa storia conservano il loro atteggiamento da ragazzi nel modo in cui si relazionano gli uni con gli altri. Ora, l'età dell'adolescenza comporta un certo grado di immaturità, ma anche la sincerità e l'amore, e la facilità nel manifestare questi due sentimenti, che sono quelle che è la caratteristica del rapporto che lega loro quattro. Good morning. Good morning. Io volevo fare soltanto due domande semplicissime. Che cosa significa per lei fare cinema e cosa significa oggi fare cinema a Hollywood? Thank you. Two very difficult questions. That's very tricky. Due domande molto difficili e insidiose. In a way, to be a filmmaker is to exist. To know that the thoughts you have and the notions you dream up will exist outside of yourself. It's a position, in a way, of great ego, because you believe that what you have to say and what you think is important to other people. And when you have that need to have your ego fulfilled, a film gives permanence to the thoughts and ideas that you make. The second question, you want to answer first? Essere un regista ha lo stesso significato di essere, di esistere, cioè significa che i pensieri che puoi avere, i sogni, le idee, hanno bisogno di esprimersi, di esistere al di fuori di te. E quindi è una posizione estremamente egocentrica, perché comporta il fatto che credi che qualcun altro sia interessato a ascoltare e a vedere quello che tu hai da dire. E la possibilità di esprimerlo e di tradurlo in un film dà una permanenza alle tue idee, ai tuoi pensieri. Yes. I'll answer the question this way. Last night, were you there last night? Did people come last night to see? Before the movie, they showed a montage of all the other movies that will be playing. And it made me start to cry, because I don't experience that kind of love for cinema in Hollywood. And to see all of the love and the passion that goes into making the movies, and films about so many different things that tell us the full picture of the human experience. And to see the way those films were received by that audience reminded me of the beauty of making movies. And that gets lost in Hollywood. It's about time and about money and about ego and about celebrity. Ieri sera, e mi auguro che ci fosse tutti quanti, abbiamo visto prima dell'inizio della cerimonia di apertura un lungo trailer, un lungo montaggio di tutti i film che saranno presentati in questa edizione del festival, e mi ha profondamente commosso, perché non capita così frequentemente a Hollywood di vedere l'amore per il cinema, lo stesso amore, la stessa passione che un autore mette nel realizzare un film, e la possibilità che il cinema offre a tutti noi di avere un panorama più ampio possibile della condizione dell'esperienza umana nel mondo e nei vari paesi, è quello che abbiamo visto in quella sequenza nel montaggio dei vari titoli. Ed è stata la mia reazione così commossa è perché è davvero un omaggio alla bellezza del cinema. Tutto questo a Hollywood non c'è. A Hollywood si ragiona molto in termini di tempo, di denaro e di stato. Grazie.
Se ci può dire come ha convinto la censura a cambiare il rating del film, se uscirà una versione non rated. What was the word last night? The Pompino? Yeah. It was all about Pompino. And it was about the language. I didn't put any nudity in the movie anyway. They kept their bathing suits on and I was careful. I get nervous. I get shy. I get embarrassed. But it was the language. And so we had to take out some words, which were easy. But the big problem was that one joke when Kevin Kline says to the girl about that. And I explained to them that that scene, that moment, made all the emotion real and gave it truth. And it was an honest moment. And they believed me. I don't know why. I just thought it was funny. È stata tutta una questione intorno al pompino, nel senso che il problema della censura sul film non erano le scene di nudo, perché sono stato estremamente attento a non averne nel film, mi rendeva molto nervoso e imbarazzato, e quindi ho compiuto questa scelta. Il problema era il linguaggio. E dunque è stato necessario togliere qua e là delle parole. La scena che ho difeso è la scena di Kevin Kline con la ragazza, voi sapete benissimo a quale battuta mi riferisco, e non so come, ma ho convinto il comitato di censura che l'utilizzo di quella parola, di quella richiesta alla fine della scena, esprimeva un'emozione autentica e la veridicità del personaggio, e quindi me l'hanno lasciata. Un altro? Chiedo io ancora una cosa. Il film dà l'impressione di essere stato girato molto entusiasmo da tutti. Hanno collaborato con delle battute o hanno detto quello che c'era nella sceneggiatura? Si sono inventati qualcosa i quattro personaggi? Cinque con merito. Sì. All the actors were encouraged to be free as possible. And some actors like to just do a thing that is written. Michael Douglas says the lines as written, but he puts an enormous amount of effort into bringing up the energy in the other actors. Kevin Kline says nothing that's written. It puts so much energy into finding a new joke, and the other actors are somewhere in between. But especially with the comedy, you have two problems that go against each other. One is comedy sometimes must be very specific to be funny. And comedy has to be very free sometimes to be funny. And so we had to balance those two things. Alcuni hanno osservato alla lettera la sceneggiatura. Michael Douglas, per esempio, è uno che dice le sue battute esattamente come sono scritte, senza cambiarle o inventarle, ma il suo sforzo è quello di generare energia per i comprimari, per gli altri attori che recitano con lui. E invece Kevin Kline cambia completamente tutto, non dice neanche una parola come è scritta sul copione, e cerca di inventare nuove battute. Gli altri erano un po' una via di mezzo tra i due. I problemi che riguardano la commedia sono due e sono in antitesi. Uno è che deve essere sempre estremamente comica nella specificità del tema che tratta, ma al contempo deve essere molto veritiera. Bene, abbiamo finito qui. Grazie mille. Bello.